Nelle scorse puntate, senza bavaglio, si è occupato della strana situazione relativa appunto al fenomeno delle aste immobiliari in terra ionica e abbiamo visto da un lato i drammi sociali di chi si vede spogliato dei propri beni, innanzitutto del bene casa, in una situazione in cui con aste quantomeno strane, si sarebbero verificate situazioni particolari, a cominciare dal prezzo vile, ossia il prezzo, il valore del bene che scende misteriosamente ai minimi termini e che risulta anche inferiore al limite della metà, al fatto che sono stati talvolta esperiti tentativi di vendita oltre il numero consentito, e questo è ancora niente. Abbiamo visto delle situazioni anomale in cui i curatori o i custodi o gli ausiliari della vendita in buona sostanza sarebbero contemporaneamente arbitri e giocatori. Da un lato eserciterebbero infatti il ruolo di curatore, custode, ausiliari, ma o contemporaneamente o in passato sarebbero stati anche legali dei creditori. Cioè, da un lato curatore, venditore, custode o ausiliario e contemporaneamente legale del soggetto creditore. Non puoi essere, lo ripeto, arbitro o giocatore. E abbiamo visto anche che stranamente nella realtà ionica la maggior parte di queste figure, curatori, custodi o ausiliari della vendita, convergono, rientrano in due macro studi legali. Ma approfondiremo il caso. A seguito di tutte queste denunce che ci sono pervenute, c'è stato anche un atto di sindacato ispettivo su questa situazione. Aspettiamo i risultati, aspettiamo gli esiti, ma oggi abbiamo qui un signore, il quale lo chiameremo con un nome di fortuna, Alberto, vedete è di spalle, è incappucciato, proprio perché per ovvie ragioni non vuole rivelare la propria identità, rendersi riconoscibile, il signor Alberto vuole raccontare la sua storia. Signor Alberto, ci dica. Io sono attualmente l'amministratore di una società che nel 2011 ha iniziato un intervento edilizio. Questo intervento si è concluso nel 2013 grazie anche a un mutuo acceso con una banca di primaria importanza a livello internazionale. Vendute le prime unità immobiliari, abbiamo riscontrato da parte dello sportello con il quale avevamo rapporti una assoluta impossibilità a procedere nella vendita delle altre unità per le quali avevamo già anche i preliminari effettuati, perché spariva il funzionario, ci mandava da una settimana, un mese all'altro, tanto da far poi saltare i preliminari stessi. I clienti alla fine si sono ritirati, stanchi del tempo perso. Nel frattempo, in questo tempo trascorso, abbiamo visto crescere notevolmente il nostro debito, tanto da avere dei dubbi circa... In buona sostanza, mi pare di capire, non riuscivate a vendere le case. No, le case le avevamo pure vendute, la banca non effettuava il frazionamento per permettere di venderle alle persone che avevano già fatto il preliminare. E quindi vi incancrenivate in una situazione debitoria. Sì, perché poi gli interessi hanno cominciato a salire in maniera smisurata, tanto da farci venire dei dubbi. Abbiamo interpellato il nostro tecnico che ha fatto una relazione dove si evidenziava l'usura applicata tanto sul conto corrente ordinario che era in affidamento, quanto sul mutuo stesso. A quel punto la banca ha iniziato a pressarci per avere i suoi soldi. Noi siamo andati incontro anche alla crisi del settore edile,
Siamo andati a finire in tribunale. Alle richieste della banca noi abbiamo eccepito lo stato di usura dei conti correnti e il giudice ha nominato un suo perito che ha confermato quello che avevamo verificato noi, cioè l'esistenza di usura sul conto corrente e sul nuovo stesso. Ciononostante, le procedure messe in piedi dalla banca sono andate avanti e sono sfociate nel pignoramento delle abitazioni, delle unità immobiliari e successiva messa all'asta delle unità stesse. Sembrerebbe quasi, mi perdoni, un percorso precostituito per mettervi sull'astrico. Partendo dal discorso, no, del frazionamento e quindi dalle lungaggini burocratiche per rendervi praticamente, per bloccarvi, per legarvi le mani. È possibile, intanto che questo tempo passava, gli interessi nel frattempo aumentavano. E nonostante abbiamo documentato che era lo stesso perito del giudice il tasso usurario, la procedura della banca è andata avanti, è stato nominato un custode per queste unità immobiliari che sono state messe all'asta, ma cosa ancora più strana che irregolare, il custode risulta essere stato in precedenza un incaricato per altre situazioni dalla banca. Ecco, quello che ho detto all'inizio, queste strane figure di arbitri cosa e giocatori. Da quanto tempo perdura questa realtà, questa situazione? Praticamente più di 4 anni da quando sono state effettuate le ultime vendite. Nel frattempo la società è completamente immobilizzata. Dal punto di vista giudiziario mi consta che c'è una inchiesta penale in quel di Bari, da parte della procura barese. Sì, c'è un procedimento penale che sta facendo rilevare l'usura dei conti correnti. Abbiamo verbalizzato. Proprio perché c'è la competenza di Bari, visto che la sede legale è a Bari. Solo che pur avendo verbalizzato al giudice di Taranto, né giudice né custode che hanno avuto la notizia, al momento hanno preso provvedimenti. Parliamo della realtà di Taranto dal punto di vista civile, proprio perché gli immobili insistono nell'area, sul territorio tarantino. Bene, ripeto, è una denuncia forte. Io non sono di parte, non mi interessa parteggiare per l'uno o per l'altro, però se una persona crede nella giustizia è opportuno che certe ombre vengano così, abbiano a diradarsi. Questo è il nostro scopo di una informazione, di un giornalismo di denuncia e di inchiesta e ci auguriamo che la procura di Bari e per quanto riguarda gli aspetti civilistici il tribunale di Taranto diano le risposte che una vicenda del genere merita. Proseguiremo sul fronte di questa indagine, di questa inchiesta su presunte anomalie relative appunto alle aste immobiliari. Proseguiremo perché la materia è più che mai incandescente e di trasmissione in trasmissione aumentano le segnalazioni e le denunce. Vogliamo far uscire allo scoperto quanto finora è stato troppo sotto il tappeto. Ci proviamo e già ci stiamo riuscendo. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.